un ministero per l'intelligenza artificiale, l'innovazione e la digitalizzazione che porti l'Italia nel futuro, che raduni competenze ad oggi sparse per vari ministeri, a Milano, laddove ci sono i brevetti, laddove ci sono grandi sedi, senza togliere niente a nessuno, un di più. La proposta del leader della Lega Matteo Salvini è arrivata il 4 settembre al Forum Ambrosetti di Cernobbio. È stato così che per qualche ora l'innovazione e la tecnologia sono entrate nel dibattito della campagna elettorale, per poi sparire poco dopo. Eppure si tratta di temi di enorme importanza, come ci spiegherà in questo episodio Massimo Sideri, inviato ed editorialista esperto di scienza, che ne ha parlato anche con Ugo Amaldi, del CERN di Ginevra, che generazioni di studenti liceali conoscono per aver studiato il manuale di fisica scritto con il padre Edoardo, diretto collaboratore di Enrico Fermi. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 15 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Massimo Sideri, in che modo scienza e innovazione hanno fatto una breve apparizione in campagna elettorale? Scienza e innovazione sono entrate nel dibattito elettorale in maniera molto sporadica, lo possiamo dire tranquillamente, e spesso utilizzando un po' la porta d'ingresso delle parole chiave, delle keywords, una porta d'ingresso abbastanza facile perché è basata appunto sulla suggestione più che sul contenuto. Un esempio è appunto il Ministero dell'Intelligenza Artificiale proposto dalla Lega a Milano, con reazioni positive bipartisan, lo dobbiamo dire. Peccato che questo sia un buon esempio da analizzare. Una industria dell'intelligenza artificiale in Italia non esiste, quindi è chiaro che citare questa parola che richiama il futuro, che richiama lo sviluppo tecnologico, è anche molto interessante, ma in questo caso in Italia non abbiamo il sottostante, non abbiamo un'industria che ci permetta sul serio di far crescere il prodotto interno lordo, stando così le cose. E guardate, questo non vuol dire che non abbiamo competenze. In realtà di intelligenza artificiale a livello scientifico anche se ne parla almeno dalla fine degli anni 60 in Italia, quando si è formato il primo gruppo di esperti, e anche per esempio la Fondazione Kessler di Trento se ne è occupata sin dagli anni 70, ma non abbiamo trasferito le competenze al settore industriale dei servizi. Quindi la vera domanda da porsi, al di là delle suggestioni, a cosa servirebbe un ministero dell'intelligenza artificiale? Rischierebbe di essere un mistero dell'intelligenza artificiale. Ci sono nel mondo dei modelli ai quali ispirarsi per una politica di investimenti nella ricerca? Direi che le due esperienze importanti che possiamo richiamare qui sono quella francese da una parte e quella americana dall'altra. Quella francese perché tutti gli ultimi governi, anche il governo Macron, hanno sempre aiutato in qualche maniera la crescita, per esempio, del mondo delle start-up che investivano e tentavano di far crescere il settore della scienza e della tecnologia. Quindi nel caso francese possiamo parlare di un governo consapevole dell'importanza degli investimenti in questi campi anche per aiutare l'occupazione giovanile. È evidente che queste nuove aziende permettono anche di attrarre non solo occupati dallo stesso territorio, ma anche attrarre occupati da altri territori, quindi attrarre i talenti degli altri paesi. Gli Stati Uniti di Joe Biden, invece? Biden ha sostanzialmente voluto annunciare personalmente le nuove immagini ottenute dal James Webb Space Telescope, il telescopio più complesso che sia mai stato costruito, immagini che hanno fatto il giro del mondo, quindi Biden era consapevole della potenza mediatica di queste immagini legate al progresso tecnologico e scientifico. E proprio in questi giorni Biden ha voluto annunciare il nuovo responsabile dell'agenzia ARPA Health, dove Health sta appunto per salute, un'agenzia molto importante perché richiama la famosa DARPA. DARPA è stata un'agenzia che nei decenni ha sviluppato il progetto che poi ha portato a internet, ha sviluppato anche altri progetti come l'autoguida autonoma. Quindi stiamo parlando di investimenti pubblici, investimenti che vengono erogati da parte dello Stato per alimentare, per far crescere delle aziende che vengono ritenute molto importanti. Anche qui Biden ha mostrato una grande capacità
capacità mediatica, una grande capacità di voler utilizzare la scienza e la tecnologia come elemento di forza. Quindi, come la politica dovrebbe sostenere la scienza? La risposta è universale, bisogna investire di più in ricerca e sviluppo, sono due voci abbastanza burocratiche, possono suonare appunto come voci di un bilancio, ma da questi investimenti in realtà sappiamo nasce tutta la crescita economica, possiamo dire che sono il lievito del futuro, quindi è chiaro che a livello politico, a livello governativo bisogna pensare a delle politiche che alimentino questa ricerca e sviluppo, e proprio per questo ne abbiamo parlato con il professor Ugo Amaldi, prestigiosissimo fisico che ha voluto seguire anche la tradizione del padre su queste tematiche. E per prima cosa gli ho chiesto perché dovremmo investire di più in ricerca e sviluppo. Perché lo sviluppo a lunga scadenza di ogni paese moderno è basato sopra la scienza e quindi anche sulla ricerca che produce scienza. È chiaro che negli ultimi anni questo fatto fondamentale è saltato agli occhi di tutti i cittadini per via del problema del Covid, delle gravi difficoltà, di tutto quello che è successo e del fatto che la ricerca, che data di 20 anni ha portato in tempi brevissimi ai vaccini, ma il tema che è molto più ampio che quello della salute, è un tema che riguarda l'economia. Se non ci sono nuove invenzioni, non c'è nuova ricerca e non ci sarà poi dopo la ricaduta economica che i nuovi prodotti portano. Io ho poi domandato: quanto investiamo attualmente in ricerca e sviluppo? Se lei mi avesse posto questa domanda quando ho scritto nel 20 un articolo che ha avuto una certa risonanza su un volume intitolato Pandemia e Resilienza, le avrei detto che investivamo lo 0,5% del prodotto interno lordo. È questa la grandezza che tutti i paesi misurano, utilizzano per determinare l'investimento in ricerca di base e applicata, in ricerca che non è quella fatta dalle imprese, cioè fatta in pratica dallo Stato. Bene, questo 0,5% fortunatamente negli anni successivi è aumentato specialmente per effetto degli ultimi due governi che si sono impegnati e attualmente noi siamo a livello poco sopra il 0,6%, quindi abbiamo fatto un pezzo di strada. E poi, quanto dovremmo investire? Noi abbiamo elaborato in questi ultimi mesi un piano che ci porti da questo già aumento non trascurabile, perché noi eravamo arrivati al 0,62% negli anni 2008-2009, poi dopo c'è stata la crisi economica e siamo scesi, quindi siamo già ritornati quasi vicini a dove eravamo nel 2007-2008 e adesso dobbiamo fare un altro pezzo di strada. Il professor Amaldi mi ha anche spiegato come mai questi investimenti aiuterebbero pure l'occupazione femminile e dei giovani. Noi sappiamo che in Italia, dal punto di vista numerico, l'impiego delle donne nella ricerca pubblica è abbastanza buono, è più elevato di qualche punto percentuale rispetto alla Francia e alla Germania. Soltanto noi abbiamo pochissimi ricercatori. Noi abbiamo in questo momento circa 75.000 ricercatori a confronto della Germania che ne ha tre volte di più e la Francia che ne ha una volta e mezzo di più. Però il numero delle donne ad alto livello nella ricerca sono poco, una frazione molto piccola, ed è questa una delle politiche attive che sono state proposte da fare nel quadro di quello che è stato chiamato dall'attuale governo, dalla ministra Messa, tavolo tecnico per la ricerca fondamentale. In realtà, come ci ha spiegato sempre il professor Amaldi, c'è anche un rischio bolla. Cosa accadrà quando finiranno i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? È proprio questo il centro di un documento che è stato posto una settimana fa sul sito dei Lincei. Questo piano fa proprio questo ragionamento, mette i numeri sul tavolo di questi due fatti. Quello che ho già accennato, che è stato fatto già un po' di strada dagli ultimi due governi verso il raggiungimento di questo nostro goal del piano Amaldi-Maiani, che era quello di arrivare allo 0,75% del prodotto interno lordo come investimento, da quello che era il 0,5, come dicevo prima,
nel 18-19 e che adesso è arrivato allo 0-6. Il secondo gol è quello di vedere cosa fare del fondi che il PNRR investono in una parte della ricerca, non in tutta la ricerca, in alcuni temi specifici della ricerca, ma anche importanti, quando questi finiranno, perché come tutti sanno i fondi del PNRR finiranno nel 26, e come poi si potrà stabilizzare questo valore raggiunto dello 0,75% in funzione del tempo. Massimo, adesso ci è chiara l'importanza degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ti chiederei quindi, in conclusione, quali sono i rischi subito dopo le elezioni? Il rischio più grande, visto che il dibattito preelettorale si è molto concentrato anche sulle possibili modifiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è che magari quelle voci che, come ci ha spiegato il professor Amaldi, sono state già utilizzate e verranno utilizzate per alimentare la ricerca e sviluppo, possono essere spostate e indirizzate verso altri oggetti e altri investimenti che magari hanno maggiore appealing dal punto di vista popolare, ma sarebbe un grosso errore, questo credo che sia chiaro. Grazie Massimo Sideri e Ugo Amaldi. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vacchi.